Come promesso in campagna elettorale, Roberto Maroni ha annunciato i nomi che comporranno la sua squadra. 14 assessori, 7 uomini e 7 donne, indicati per metà dalla Lega Nord e dalla lista Maroni Presidente, la parte restante dal PDL e da Fratelli d'Italia. Mario Mantovani, coordinatore lombardo del Popolo delle Libertà, è il nuovo vicepresidente della Lombardia. Al milanese spetterà anche l'assessorato più importante, quello alla salute. Altro assessore ambrosiano è Valentina Aprea, alla quale spetta la guida nel mondo della formazione, del lavoro e dell'istruzione. Bergamo conquista un solo assessorato. Se nella scorsa legislatura Belotti e Raimondi erano i portavoci del mondo aerobico, ora toccherà a Claudia Terzi ricoprire questo incarico. L'ex sindaco di Dalmine è stata nominata assessore all'ambiente. Brescia invece ottiene 3 poltrone, quella di Alberto Cavalli come assessore al commercio, turismo e terziario, Simona Bordonali responsabile della sicurezza, della protezione civile e dell'immigrazione e Viviana Beccalossi con delega al territorio, urbanistica e difesa del suolo. L'assessore uscente Mario Melazzini è riconfermato, questa volta con delega alle attività produttive e alla ricerca. In casa Lega Maria Cristina Cantù ottiene l'assessorato alla famiglia, Gianni Fava quello all'agricoltura e Massimo Garavaglia si occuperà invece dell'economia, crescita e semplificazione. L'assessorato allo sport è affidato al campione Antonio Rossi, eletto nella lista civica Maroni Presidente, mentre a Cristina Cappellina spetta l'assessorato delle culture e identità. La sesta poltrona piedellina è assegnata a Paola Bulbarelli, giornalista che avrebbe preso il posto prenotato dalla collega Paola Ferrari, bocciata dal versante leghista, che sarà responsabile del mondo della casa, housing sociale e pari opportunità. In forse fino all'ultimo la nomina dell'assessore alle infrastrutture e mobilità. Il valtellinese Maurizio Del Tenno ha lottato con Sala e Cirilli, ma alla fine ha ottenuto la poltrona. Definita la squadra, ora si attende il primo consiglio regionale, che con molta probabilità sarà il 27 marzo.